no. Buonasera. Abbiamo da poco terminato il Consiglio dei Ministri e nell'ambito del nostro Consiglio dei Ministri abbiamo approvato vari provvedimenti, tra cui diciamo sicuramente quello di maggiore importanza e rilievo anche per quelli che riguarda la vita degli italiani, è la riforma del processo penale. È segno che quando si lavora con serietà, responsabilità, impegno, i risultati, seppur faticosi, perché lavorare a questa riforma è stato molto faticoso, i risultati arrivano e quindi si riesce a soddisfare, le richieste, le aspettative dei cittadini, che ci chiedono, tra le principali richieste, processi più rapidi, processi più veloci. Ricordo che abbiamo già approvato una significativa riforma per abbreviare i tempi della giustizia civile. Oggi completiamo questo progetto riformatore con la riforma del processo penale. Ringrazio il ministro Bonafede, il ministro proponente, per la pazienza, la disponibilità, la cura con cui ha lavorato a questo importante progetto. Abbiamo avuto tante occasioni di confronto con lui e con i rappresentanti delle varie forze, delle quattro forze politiche. Abbiamo avuto la possibilità in circa 8 incontri al Palazzo Chigi, poi ci sono stati altri incontri, il ministro ha tenuto direttamente con i rappresentanti delle forze politiche e con i parlamentari per affinare le misure. Ecco, posso dire oggi, senza particolare enfasi, che abbiamo posto le basi perché il processo civile e il processo penale, due di meno, sia più rapido, e l'abbiamo fatto con un poderoso sforzo. Io non ricordo che siano stati così cospicui investimenti, anche in termini di risorse finanziarie, negli ultimi anni per la giustizia penale in particolare. Lascio adesso la parola al ministro Bonafede. Dico soltanto che mi dispiace che non ci sia stata Italia Viva, le ministre di Italia Viva non abbiano partecipato a questo Consiglio dei Ministri, non abbiano deciso di dare il proprio contributo a questo importante risultato. Credo che per una forza politica sia sempre una sconfitta decidere deliberatamente di non sedersi a un tavolo così importante, quale è quello istituzionale del Consiglio dei Ministri, quindi rinunciare a lavorare insieme ai propri compagni di viaggio per il bene del Paese. Il Ministro ha sempre la responsabilità e il dovere di partecipare al Consiglio dei Ministri perché è qui che si discute e si prendono le decisioni. Purtroppo in questa vicenda devo prendere atto che da parte dell'Italia Viva si è mantenuta una posizione iniziale e nonostante il rispetto di tutti questi incontri non ci si è scostati mai dalla posizione iniziale, ritenendo evidentemente di essere depositari della verità. Ma la verità qui non esiste, esistono delle soluzioni plausibili, sostenibili, più o meno efficaci, esiste quindi una mediazione e devo ringraziare tutte le altre forze politiche che hanno partecipato a questa mediazione e vorrei precisare, ricordarlo, che se parliamo poi specificamente di prescrizione, che è un solo tassello all'interno di questo, l'ho sempre detto, di questo più ampio progetto riformatore, il ministro Bonafede si è reso disponibile a trovare delle soluzioni di mediazione, un compromesso, ma non un compromesso al ribasso, sempre in una logica di una soluzione sostenibile, plausibile, tecnicamente efficace, coerente sul piano sistematico. Il ministro Bonafede si è reso disponibile a questo punto d'incontro, liberi uguali, il Partito Democratico anche si sono resi disponibili a trovare questa soluzione. Ci abbiamo lavorato tanto, siamo arrivati addirittura a quello che avete chiamato
il loro conte cosiddetto bis, e a questo punto però i cittadini non attendono. Dobbiamo, vedete, per vincere una partita, la partita più importante del paese, che è quella del rilancio della crescita, dello sviluppo sostenibile, dobbiamo soprattutto realizzare questa tipologia di riforme, abbreviare i tempi dei processi, perché gli investitori vengono in Italia e sono spaventati dalla durata dei processi. E per vincere questa partita così importante dobbiamo tutti giocare nella stessa squadra, con lo stesso spirito di squadra e di collaborazione, aiutandoci reciprocamente. Dobbiamo tutti correre nella medesima direzione. Se un giocatore si ferma, se un giocatore inizia a pensare a sé o addirittura a fare dei falli, a fare degli sgambetti, noi la partita non la possiamo vincere e chiaramente si rischia, siamo destinati a perdere. Quindi io l'ho dichiarato e lo confermo nei confronti di Italia Viva, dei parlamentari di Italia Viva, c'è la massima disponibilità, c'è sempre stata, anche a questi tavoli che abbiamo avuto specifici sulla riforma della giustizia penale, c'è sempre la massima disponibilità ad ascoltare le loro ragioni, a confrontarci con loro, ma se il risultato deve essere o accettate la nostra posizione che rimane identica dall'inizio, però con 10-20 incontri, oppure non si potrà chiedere nulla, voi capite che non c'è nessuna possibilità di trovare un punto di convergenza. Questo che è accaduto mi dispiace, ma a questo punto vorrei lasciare la parola al Ministro per la Fede, perché è giusto che vi dia dei dettagli su questo importante progetto riformatore.